A questo non scrive niente. Proviamo a bagnarlo. Tentacolo è deludente. Ho bagnato il pennello, ma non scrive. Adesso scialbi, eh. No. No, vabbè. È un po' un flop, ste file. Ciao memoliani, bentornati sul canale. Oggi un nuovo video make-up dove proviamo una palette meravigliosa. Questo video è un video in più rispetto alla programmazione che io avevo preventivato di fare, di portare qui sul canale per l'appunto. Perché? Perché una mia amica è stata così carina che mi ha regalato questa palette stupenda della Catrice, delle cattive, in questo caso della mia preferita Ursula, meravigliosa palette. Vi ho fatto un video su Instagram dove praticamente, prima di farvi il video su Instagram, io vi ho chiesto nelle stories per l'appunto se la volevate vedere in azione su Instagram o su YouTube. Avete votato e eravate sempre 50 e 50, avete votato in tantissimi, indi per cui ho deciso di fare due video dividendo questa palette a metà. In questo modo, le prime due file ci ho fatto un make up su Instagram, chiaramente poi sempre sul mio Instagram, il regno di Memole omonimo al canale, trovate anche nel video make up anche alla fine tutti gli swatches. Chiaramente tutta quanta la palette e su YouTube per l'appunto perché c'ho una faccia sola ho deciso di fare un make up look utilizzando queste due file qua perché eravate talmente tanti che a me mi sembrava brutto accontentare solo Instagram, no? Quindi l'ho diviso in due. Spero apprezziate. E quindi, ovviamente, oggi ci andiamo a truccare con lei. La palette è della Catrice in collaborazione con la Disney, ovviamente, la Balance. È uscita praticamente, la mia amica l'ha comprata sul sito di Pink Panda, dove c'era anche, se non mi sbaglio, un pennello per il blush e un illuminante. Se non vado errata, la collezione di Ursula era questo qua. Questa palette all'interno ha come potete vedere 16 cialde di ombretto per un paio di 12 mesi e i nomi sono ispirati chiaramente al mondo marino e comunque a Ursula, al personaggio, al cartone animato. E tutte le cialde matte, adesso è stata un po' toccata tra gli swatches e il look per Instagram, tutte le cialde matte hanno riportata la conchiglia che Ursula tiene al collo. Ma bando alle ciance, ciancio alle bande, andiamoci a truccare. Base sugli occhi di correttore non settato, già fatto le sopracciglia per avvantaggiarmi e vado a prendere il primo colore della terza fila. Per l'appunto useremo questa e questa che è Aideus con un pennello abbastanza fluffy, morbidino. Sul pan in questo caso questo ombretto non spolvera per niente e andiamo. Come vedete è un nocciola chiarissimo però dal sottotono freddo. Vado con Wave sempre con lo stesso pennello. Vado nell'incavo del mio occhio naturale, vado poi a prendere Tentacolo, Tentacle, con un pennello piatto. A questo non scrive niente. Proviamo a bagnarlo. Tentacolo è deludente, ho bagnato il pennello ma non scrive. Beh, ormai l'ho appoggiato, lo utilizzo come base colore. Piccolo spoiler, nel video di Instagram dove ho provato le prime due file non ho avuto di questi problemi, quindi vi invito ad andare a guardare il video sulle mie IGTV, dove per l'appunto alla fine vedrete tutti gli swatches sia delle prime due file che delle altre due, insomma, tutta quanta la palette. Dopo aver dato sta base un po' così scialbina, giro il pennello e vado a prendere Darkness, questo qui. Che bello che è questo! Mi piace. Prendo un pennello pulito e sfumo. Vado a prendere con il dito Flotsam. Ma adesso scialbi, eh. No. No, vabbè. È un po' un flop ste file. Vabbè, faccio la stessa cosa di qua e poi prendo un altro colore. Provo a prendere Villainous o Villainous, insomma, vabbè, questo. Sempre col dito. Oh, vedi? Che cacchio. Insomma, alcuni lasciano un po' a desiderare. Però, qual è la vostra
cattiva Disney preferita? La mia è Ursula. Dopo vado a riprendere tutto il make-up, mo non lo guardate così, adesso sto a fare lo scheletro perché giustamente questi colori non li conosco. Provo, c'ho un po' di paura, ma provo a prendere Morey. Beh, carino. Questo sì. Perché poi sopra ci voglio andare a schiaffare i glitter. Sono andata a pulire un attimo le sfumature, eccetera. Vado a prendere l'ultimo colore che è Ocean, che sono per l'appunto dei glitter. Quindi senza base glitter voglio provarli così con il ditino. Vedete che sono proprio glitter, bellissimi, eh? Ma dove li metto non lo so mica. Mo' li spargo un po' qua e un po' là. Proviamo da qui. Oh, sì. Picchiettati leggermente con il dito. Ovviamente vi consiglio di mettere una colla per glitter se volete un effetto più sbam. E comunque di fare prima gli occhi, a prescindere, perché comunque il glitter va un po' in giro. Ha una grana media, non è un glitter enorme, quindi lo preferisco. Vado a prendere Morey, poco poco, e lo metto sotto l'arcata sopraccigliare, giusto per dare un pizzico anche di luce qui sopra. Metto in pausa gli occhi come faccio sempre, faccio una base veloce e torno subito da voi, rimanete là. Eccomi tornata con la base fatta, riprendiamo la palette e vado a prendere lo stesso pennellino di prima e vado a prendere Darkness. Ed eccomi tornata anche con il mascara. Alla fine sotto ho applicato soltanto il colore che vi ho detto prima e basta, perché insomma glitterini già c'erano e quindi a posto. Alla fine della fiera il look non mi dispiace, cioè nel senso è molto più, sono molto meno pigmentati rispetto alle prime due file, questo sì, assolutamente. Mi ha lasciato leggermente un po' così con la bocca amara questo colore qui, tentacolo. Che io dirò in italiano perché in inglese non so dire. Comunque, a parte ciò, raga, questa è una palette da avere se siete come me amanti di Ursula, della Disney in generale, delle cattive in generale. Questa è una palette da collezionisti, c'è poco da fare. Quindi 10 e lode a Catrice, che però un puntino lo devo da dire, come ho detto anche nel video che ho messo sulle mie IGTV di Instagram dove ho provato le prime due file. Ho fatto presente il fatto che secondo me un rosso rosso e un blu o celeste come il trucco di Ursula, secondo me ce lo potevano mettere. Hanno dato tantissimo per quanto riguarda il pack, hanno dato tanto per quanto riguarda le rifiniture, sia sullo specchio dove comunque qui c'è scritto Valance, Valance, Catrice Cosmetics, eccetera, eccetera, ma alcuni ombretti ovviamente lasciano il tempo che trovano, ma comunque io mi sento di consigliarvela sia amanti di Disney che non, perché comunque ha funzionato, ragazzi, il look non è brutto, anzi, e lo sapete che io quando testo una palette non attingo a nessun'altra palette, fatta eccezione per quello che può essere magari una matita occhi da mettere all'interno dell'occhio, ma a parte ciò cerco di non attingere mai da nessun'altra palette, perché sennò secondo me non ha senso, no? Cioè io devo provare a truccarmi con questa palette, tutta questa palette, poi ovviamente se proviamo i quad eccetera, però diciamo che a grandi linee io mi comporto sempre così. Spero che apprezziate, spero che il look che è uscito fuori vi piaccia. Vi invito nuovamente a seguirmi su Instagram IGTV, perché ho postato questo video dove ho provato le prime due file, straordinaria la programmazione, perché per l'appunto non mi aspettavo che Jessica mi mandasse un regalo di Natale e anticipato. Quindi niente ragazzi, io vi mando un grande bacio, se il video vi è piaciuto ricordatevi un like, non vi costa nulla, e se vi fa piacere iscrivetevi al canale con campanella attiva, è sempre tutto molto gratis, lo dico sempre. E niente, bisou monchio, muah, ciao. Thank you.